Consigliere, traffico, mobilità e parcheggi, tre argomenti oggetti di critiche dell'amministrazione comunale, ovviamente da parte vostra. Quali sono i punti critici nello specifico? Ma guardi, nello specifico sicuramente il bando parcheggi è un punto molto critico perché influisce sulla vita della città, influisce sulle attività economiche, sulla vita del residente e anche in modo particolare anche su chi vorrebbe o vuole fruire la città. Quali sono anche le soluzioni in merito? Quali le soluzioni che ponete sul piatto? Va ripensato il modo di gestire il parcheggio nella città di Teramo, sia da un punto di vista di costi, ma soprattutto come criterio, ossia il parcheggio non può essere utilizzato solo per creare utili, soprattutto per una società che non riversa i guadagni nella città, ossia che questi utili non vengono reinvestiti sulla sicurezza e sulle manutenzioni della città. Il parcheggio va interpretato, a mio avviso, come un servizio per i cittadini, un servizio per i residenti, un servizio per chi vuole fruire la città, per i turisti, e non può essere che raggiungo costi così elevati e soprattutto non può rendere ostaggio una città intera a una società che praticamente attualmente li gestisce.